Bene, continuiamo a fare esercizi finendo quelli riassuntivi sull'equilibrio del corpo rigido e del solido, quindi. Il 3 l'abbiamo già fatto, proviamo a fare il successivo, dov'è? Eccolo qua, che è l'esercizio, il 4, a pagina era 177, dice una botola orizzontale ha una porta larga 80 centimetri. Fatemi fare il disegno. Quindi da A a B sono 80 centimetri. Dopo vi mostro il disegno. E ha una massa di 31 kg. La porta si apre verso il basso, ma sul lato opposto a quello dei cardini c'è un cavistello che la tiene in equilibrio. Quindi, così. Non so se riuscite a vedere il disegno. Ecco, adesso ve lo mostro. Eccolo qui. Il cavistello qua a sinistra e qui ci sono i cardini. Allora devo invertire il mio disegno è fatto così. Ho messo il cardine a sinistra e il cavistello a destra. Fatemi cambiare l'ordine. Ok. Perfetto. Poi il testo dice: calcola il momento della forza peso rispetto ai cardini, quale deve essere l'intensità della forza verticale, della forza con cui il cavistello tiene ferma la botola, perché rimanga in equilibrio, cioè perché rimane ferma, di quale tipo di leva si tratta. Ok? Allora, completiamo qui, fatemi disegnare, facciamola che ne so, un po' più spessa, questa è la botola nostra. La forza peso la immagino applicata al baricentro, che in questo caso coincide col centro geometrico, quindi quel punto medio del segmento. Quindi qui applichiamo il disegno in rosso, la forza peso, che chiamo P, P grande. Il braccio della forza peso è la distanza, chiamiamo questo punto medio M, quindi. Il braccio della forza peso non è altro che questa distanza qui, OM, di piccolo, che in questo caso vale AB mezzi, dato che M è il punto medio. Ok? Quindi il momento della forza peso, prima domanda, il momento della forza peso rispetto ai cardini, che sono in O, vale il prodotto tra la forza peso per il braccio della forza peso. Ok? Visto che la porta è orizzontale, il segmento MO e la direzione della forza fanno un angolo retto. Ok? C'è una domanda, dimmi. Ora presenterebbe B perché ha scritto per esempio la lunghezza da B uguale a 80 Ah, cm. sì, scusami. Aggiorno questo, certo, qui non c'è B ma c'è O. Certo, e anche qui. Questo è O. Dato che ripeto che la retta di applicazione della forza è verticale e la nostra botola è orizzontale, tra i due c'è un angolo retto, quindi il braccio è proprio la distanza OM. Quindi il momento della forza peso vale la forza peso, quindi la massa per G, per in questo caso AO mezzi. Di conseguenza abbiamo 31 kg per 9,81 newton fratto chilogrammi, per 80 centimetri devo trasformarlo in metri, attenzione, 0,8 metri diviso 2. Quindi per gli amici, fatemi prendere la calcolatrice, spero di averla portata. Eccola, sì. Abbiamo 31 per 9,81 per 0,4 esattamente. Sono 121,644 newton per metro. Questo risponde alla prima domanda.
magari possiamo anche andare a controllare. Se lui dice 1,2 per 10 alla 2 newton per metro, va bene. Poi chiede quale deve essere l'intensità della forza con cui il chiavistello tiene ferma la botola. Quindi qui la botola è in equilibrio. Perché? Perché in A, dove c'è il chiavistello agisce con una forza, chiamiamola R, reazione vincolare. Ok? Allora. Quanto vale R? Affinché la porta stia ferma, cioè non ruoti, è necessario che ci sia equilibrio dei momenti. Attenzione, la forza peso produce un momento che farebbe ruotare la porta in questo senso. Ok, qui O è il cardine. La reazione vincolare R farebbe ruotare la porta in quest'altro senso. I due momenti devono bilanciarsi perché ci sia equilibrio. Quindi il momento prodotto dalla reazione vincolare R per il braccio della reazione vincolare deve essere uguale al momento della forza peso, quindi peso per il braccio del peso. Ma il braccio della reazione vincolare è proprio OA, perché il chiavistello si trova all'estremità sinistra della porta, quindi il braccio è tutta la lunghezza della porta, mentre il braccio della forza peso abbiamo visto che O ha mezzi. Di conseguenza, qui questa è l'equazione che mi dà l'equilibrio dei momenti, il momento che tenderebbe, dimmi, Lì c'è scritto di BR. R per BR, braccio della forza R, uguale a P per il braccio della forza del peso P, che prima abbiamo chiamato B e basta, ma adesso uso due simboli diversi per distinguerli. Siccome la mia incognita è R, ok, per uscire ad avere solo R a sinistra, divido per BR. Quindi qui divido a destra e a sinistra per il braccio della resistenza R. Quindi l'intensità della reazione vincolare R vale il peso per il rapporto tra il braccio del peso diviso il braccio della reazione vincolare R. Ok? Quindi abbiamo il peso che era mg, non l'abbiamo calcolato, ma non fa niente. Mg per il braccio del peso che è OA mezzi. E il braccio della forza resistente, della forza vincolare che è OA. Qui i due OA si semplificano e otteniamo che la reazione vincolare è la metà del peso. E quindi calcolatrice alla mano. Aspetta. Allora, 31 kg era la massa, giusto? Mi sbaglio, sì, 31 kg, 31 per 9,81 diviso 2 e viene 152,06 newton. Ok? Ci sono domande? Terza domanda, dimmi caro. Con un mezzo MPG intendiamo quindi la metà Il di. mezzo viene da qua, scusa, questo. L'ho Sì, ok. messo davanti perché di solito i coefficienti numerici si mettono davanti. Perché volevo capire, quindi abbiamo fatto un mezzo per M Puoi che è scrivere anche rispetto così. a 1 kg per la forza di 2,4 kg. Ho fatto mezzi come dire OA per mezzo. OA mezzi, come dire OA per un mezzo. Certo. Altra domanda? Ok, Io non ho ben capito perché R uguale R per il braccio di R. allora, qui ci sei. Sì.
Perfetto. Qui sappiamo che il prodotto tra la reazione vincolare per il suo braccio vale il prodotto tra il peso e il suo braccio. Okay. Per avere R a sinistra devo dividere per il suo coefficiente. Immagina, che ne so, facciamo... Ah, quindi non era R uguale R per braccio di R. Certo. Se io ho... Vediamo se in questo modo ti torna a me. Se io so che x per 3 fa 9, come faccio ad avere x? Divido per 3. Certo. Questo è 9 terzi, per gli amici 3. Qui abbiamo fatto la stessa cosa. Abbiamo preso questa grandezza e l'abbiamo divisa per BR. Ma devo farlo a sinistra e anche a destra. Ma lì abbiamo scritto... per BR o BP? BP. Ah, BP, ok. Questo è BP, diviso BR. Ok. Okay. Secondo il principio di equivalenza delle equazioni. Rispondiamo anche alla terza domanda che chiedeva quale tipo di leva, fatemela rivedere, di quale tipo di leva è realizzata da questa botola. Quindi abbiamo i cardini che fanno da fulcro, questo è il punto attorno al quale la porta ruota. La forza da vincere è la forza peso, la forza applicata dal chiavistello è quella che si trova nel punto A. E quindi qui abbiamo che il braccio della forza applicata è più lungo di quello della forza da vincere e quindi è una leva vantaggiosa. Okay, perché una forza piccola vince una forza grande, quindi è una leva sempre vantaggiosa, quindi una leva di secondo genere. Leva vantaggiosa, dove il vantaggio meccanico è più grande di 1. Sì, scusami. O se preferite secondo genere. Non ho capito l'ultimo ragionamento che abbiamo fatto questo qua della leva. Certo, torniamo indietro allora. Qui questa è la nostra porta. Ok. Il cardine è nel punto O. La forza da vincere è il peso della botola. Se non mettessimo il chiavistello, la botola si aprirebbe ruotando in questo senso. Giusto? Quindi applico in A un'altra forza, cioè metto il chiavistello, e il chiavistello deve esercitare una forza che bilanci l'azione del peso. Per farlo gli serve una forza più piccola del peso. Quindi con una forza piccola vinco una forza grande. Quindi il braccio della forza applicata è più grande di quello della forza da vincere, quindi questa è una leva vantaggiosa, dove il vantaggio meccanico è più grande di 1, quindi è di secondo genere. Perché okay? Serve meno forza per bilanciare. Perfetto. Mentre se servita più forza per bilanciare una più piccola sarebbe un vantaggio. Di terzo genere. Ok? È chiaro per tutti? Bene, detto questo, proviamo a fare anche il successivo. Andiamo a vederlo. Allora, qui ecco, c'è un bel disegno, dice un agricoltore appende un pesante sacco a una fune tesa tra due alberi, come mostrato nella figura, dopo la copio. Schematizzando il peso del sacco come un vettore rivolto verso il basso, come invece nella figura, esaminiamo questa situazione. La massa del sacco è di 15 kg. E i due tratti di fune, o A e o B, sono 1,10 metri ciascuno. Disegna la forza risultante FR che tra i due tratti di fune, a destra e a sinistra del sacco, devono esercitare su di esso affinché tutto sia in equilibrio. Scomponi FR lungo le due direzioni dei tratti di fune che sostengono il sacco, l'intensità delle forze che si esercitano lungo la fune, a destra e a sinistra del sacco,
sono maggiori, minori o uguali al peso del sacco? Qual è il momento della forza peso del sacco calcolato rispetto ai punti A, O e B? Dove ho il punto di sospensione. Ok, la fune potrebbe rompersi, potrebbe staccarsi dagli alberi a cui è legata. Potresti suggerire come ridurre, se possibile, il rischio di una rottura della fune o degli ancoraggi sugli alberi. Ok, un piuttosto corposo come esercizio. Non c'è problema. Non c'è fretta. Allora, cominciamo col disegnare il nostro sistema, la situazione in cui ci troviamo. Allora, fatemi schematizzare, qui c'è il punto di sospensione O a cui è appeso il sacco. Quindi su questo punto agisce la forza peso, che io preferisco chiamare P. Ok? Ma chiamiamo la forza peso come libro, dai, FP. Poi ci sono le due funi legate in questo modo, della stessa lunghezza. Questo è il punto A, questo è il punto B. Inoltre l'angolo AOB, questo angolo, AOB, misura 120 gradi. AO è lungo come OB, che misura 1,10 metri, 110 centimetri. Ok, qui il sacco appeso ha una massa M di, non mi ricordo più, fatemi controllare, 15 kg. Ok, allora, torniamo al disegno. Affinché il sacco sia in equilibrio, cosa deve succedere? Qual è il ruolo giocato dalle due funi? Quello di sostenere il peso. Perfetto, devono bilanciare il peso, quindi la forza, fatemi disegnare che ne so in verde, prodotta dalle due funi sarà una forza di questo tipo, verticale, applicata al peso. Qui l'ho disegnato un po' storta, fammela rifare. Questa forza, chiamiamola, che ne so, R, reazione vincolare, che deve bilanciare il peso. Dimmi. In questo caso non sono due forze. Sì, certo, ci arriviamo subito. Come fanno le funi a realizzare questa forza? Beh, in realtà le due funi, quella di destra e quella di sinistra, producono forze lungo la fune stessa, è la tensione della fune che produce questo come effetto complessivo. Quindi queste fatemi disegnare in verde perché sono dello stesso tipo, qui ci sarà una tensione della fune verso B e un'altra tensione della fune verso A. Ok, queste due tensioni combinate insieme, regola del parallelogrammo, devono dare come risultante proprio R. Ok? Attenzione, se l'angolo AOB è di 120 gradi, l'angolo tra la risultante R, che è verticale, e ciascuna delle due funi sarà di quanto? 60 gradi. Abbiamo 60 di qua e 60 di là, quindi il sistema è simmetrico, ha una simmetria assiale lungo la verticale, però ok, queste due tensioni TA e TB però non hanno solo una componente verticale ma hanno anche una orizzontale. Fatemi ridisegnare qua sotto, immaginate questo è il punto O dove c'è il nostro sacchetto, questa è la tensione, la tensione verso il punto A, questa è la tensione verso il punto B. Ok, qui c'è la verticale, qui c'è l'orizzontale,
questo angolo di 60 gradi, questo anche. Le due tensioni, ripeto, hanno anche componenti orizzontali. Chiamiamole, fatemi disegnare in blu, ecco, questa sarà TA X e questo vettore è TB X. Solo che questi due, siccome i due fili hanno la stessa lunghezza, quindi le due tensioni saranno ragionevolmente uguali, non c'è motivo per il quale una tensione sia più grande dell'altra, visto che sono geometricamente equivalenti. Quindi questi due vettori hanno la stessa lunghezza, gli angoli che formano con l'orizzonte sono 30 gradi in entrambi i casi, e questo angolo è complementare a 60, quindi questi due, le due componenti orizzontali si cancellano l'una l'altra, hanno la stessa intensità ma versi opposti, ok? L'effetto invece complessivo netto delle due tensioni è sull'asse verticale, perché in quel caso avremo, le disegno in rosso, avremo che la componente A ha questa come proiezione sull'asse verticale, idem quella di B, quindi ho i due vettori si sommano, o se preferite, se li combino con la regola del parallelogrammo, ottengo quello che abbiamo chiamato reazione delle funi. Ok? Quanto misura questo vettore? Quant'è l'intensità del vettore R prodotto dalle due funi? Beh, sarà il doppio della componente verticale di ciascuna tensione. Vi ricordo che per simmetria la tensione di A è intensa quanto quella di B, perché è il risultato dell'azione della tensione di destra più quella di sinistra. Ho due vettori, questi li proietto entrambi, mi danno una volta questo e un'altra volta questo, quindi ne ho due da mettere uno vicino all'altro. Oppure se preferisci, se li combino con la regola del parallelogramma, ottengo questo vettore che è la somma di questi due. Mi spiego meglio. Rifaccio il disegno qua sotto. Consideriamo per un istante, fatemelo rifare proprio nello stesso colore in verde, solo quello di destra. Quindi qui ho il vettore di destra TA. Ok? Questo produce una componente verticale che è questa, che vale, se questo qui è 60 gradi, questa TAY, la lunghezza di TAY vale TA per il coseno di 60. Ok? Ci siamo. Ma lo stesso fa anche l'altro. L'altro vettore dà una componente analoga. Siccome l'angolo è lo stesso, sia per TA che per TB, l'intensità della tensione è la stessa, perché le due corde hanno la stessa lunghezza e hanno angoli uguali, e allora il totale, che non è altro che il nostro vettore che abbiamo chiamato R all'inizio, non è altro che il doppio di T per il coseno di quello che abbiamo visto essere l'angolo di 60 gradi. Okay? E questo deve bilanciare la forza peso del nostro sacchetto. D'accordo? Questo ci permette di calcolare quanto sarà la tensione di ciascuna fune. La tensione T di ciascuna fune sarà la forza peso esercitata dal sacchetto diviso due volte il coseno dell'angolo di 60 gradi, o meglio l'angolo alfa che ciascuna tensione fa con la verticale. Se questo angolo lo chiamiamo alfa, questo, da qui sotto abbiamo alfa, che nel nostro caso è 60 gradi, che è la metà dell'angolo completo A o B. Ok? Tutto chiaro? Dimmi? Dimmi. Non ho capito perché T uguale alla forza peso fatto due volte. Perché come abbiamo visto all'inizio, dove era il disegno? Eccolo qua. La forza complessiva prodotta dalle funi deve bilanciare il peso.
se no il sacchetto cadrebbe. Okay? Quindi la risultante delle due tensioni deve essere uguale alla forza peso. Perché? Perché all'equilibrio la forza risultante applicata al sacchetto è la forza peso del sacchetto più la tensione della corda A più la tensione della corda B. Questo deve fare 0. Le due tensioni TA più TB danno come risultante R. Quindi il vettore R più il vettore forza peso deve fare 0. Ma due vettori si bilanciano solo se hanno la stessa direzione, stessa intensità e verso opposto. Ecco perché la reazione vincolare, in questo caso la somma delle due tensioni delle funi, deve bilanciare il peso. Deve essere un vettore grande, lungo quanto il peso. Quindi, tecnicamente, avremo la massa del peso per G diviso due volte il coseno della metà dell'angolo che formano le due funi, e quindi, se volete, l'angolo che ciascuna funde fa con la verticale. Un'altra domanda? Noi abbiamo già con la forza, questa è una G, scusa. Perché abbiamo la massa del sacchetto. Mm-hmm. Potremmo già calcolare quella risultante senza fare. Potremmo già calcolare R. Sì, puoi calcolarlo perché abbiamo fatto questo ragionamento. Ok? E in questo caso specifico calcoliamo l'intensità in newton del vettore T, tensione, cioè qual è la tensione di ciascuna delle due funi, quindi vale 15 kg per 9,81 newton fratto chilogrammo, diviso due volte il coseno di 60 gradi, che è un mezzo. Quindi in questo caso avremo 15 per 9,81... 147,15 newton. Quindi noi con questa abbiamo scoperto quanto sono tese le corde. Abbiamo calcolato quant'è, qual è la tensione delle corde. Esattamente. Che serve andare per compensare. Esatto. Poi, in questo caso, com'è la tensione delle corde rispetto al peso? Esattamente. In questo caso è come intensità è uguale, perché il coseno di 60 è un mezzo, due volte un mezzo fa 1, quindi la tensione risulta essere uguale al peso, perché qui sotto al denominatore torna ben fuori che è un 1, perché 2 per un mezzo fa 1, visto che alfa è 60. Ok? Se mi interessasse poter usare una corda il cui carico di rottura è inferiore al peso, cioè fare in modo che T sia più piccola del peso, cosa dovrei fare? Dovrei avere il 2, non posso cambiarlo, posso cambiare l'angolo. Quindi mi interesserebbe, se voglio una tensione di una corda più debole, per capirci, quindi una tensione più bassa del peso, bisogna che qui sotto ci sia un numero più grande di 1. Ok? Ma numero più grande di 1 significa coseno di alfa più grande di un mezzo. E quindi, siccome il coseno diminuisce aumentando l'angolo, e viceversa, il coseno aumenta diminuendo l'angolo, dovrei fare in modo che questo angolo sia più piccolo. In quel caso, avrei una situazione in cui, fate conto per esempio, che ne so, che nota bene, se avessimo un alfa di 30 gradi, immaginiamo di fare lo stesso ragionamento, ma stavolta l'angolo AOB non è più 120, ma è 60, o di mezzo. Ok? In quel caso il ragionamento rimane identico, ma T, la tensione della fune, diventa 15 kg per 15 kg per 9,81 newton fratto chilogrammo fratto 2 per il coseno di 30 gradi,
e quindi ottengo un valore più piccolo per la tensione, che diventa 84, 85 newton. Quindi posso usare una fune più debole. Okay. Sarebbe la forza necessaria. Esatto, questa con questa, con una fune che abbia un carico di questo tipo, se l'angolo tra la fune e la verticale è di 30 gradi, riesco a tenere sospeso il carico A, e anche analogamente la forza che agisce poi su B ed A, sui punti in cui la corda è attaccata agli alberi, è più piccola, perché sempre la tensione sia in A che in B, la fune tira verso sinistra e poi verso destra con la stessa forza, la stessa tensione. Quindi diminuendo l'angolo, quindi avvicinando, per capirci, A e B, posso usare una corda che abbia un carico di rottura più piccolo, cioè la corda è sottoposta a una tensione inferiore. Mentre se usassimo la stessa corda con un carico di rottura basso, tenendo sempre la distanza tra gli alberi, come era il problema. Perfetto. Invece se aumento l'angolo, okay, allora il coseno diminuisce e la tensione aumenta e diventa anche più grande del peso. Invece che usare 120 gradi, uso 150, per dire, la tensione diventa più grande del peso. Beh, più grande la tensione, più mi serve una corda robusta. Ok? Dimmi. Per il problema, si chiedeva se si rompe la corda. Dipende dal carico di rottura della corda. Non so, se non so se il testo lo dice. Perché diceva che mi sembra che tra le domande che faceva c'era se la corda si rompe. No, è un'affermazione, la fune potrebbe rompersi. È chiaro che è meno probabile che si rompa quanto più l'angolo alfa è piccolo, perché lì il carico è più piccolo, la tensione è inferiore. Un'ultima cosa che chiedeva, velocemente la vediamo, qual è il momento della forza peso rispetto ai punti A o e B? Beh, rispetto al punto O è nullo, perché se la forza peso è applicata a noi, il braccio è nullo e quindi il momento è nullo. Rispetto a A e B, il momento sarà della stessa intensità ma a diverso opposto. Rispetto a B farebbe ruotare il coso in questo senso, scusatemi un secondo, ecco. Mentre rispetto ad A ovviamente l'orientazione è opposta. Quanto vale il momento? Lo disegniamo qua sotto. Il momento rispetto ad A, che è equivalente a quello rispetto a B, sarà la forza peso per la distanza OA, per, questa volta però OA non è la distanza tra, voglio dire, i due non sono perpendicolari, okay? Quindi essendo questo l'angolo alfa di inclinazione del nostro segmento, il nostro OB o OA se preferite rispetto alla verticale, sarà OA per il seno di alfa. Ok? Quindi avremo, cos'era, 147,15 che è il peso, newton, per OA che era 1,1 metri, per il seno di 60, che è radice di 3 metri, quindi abbiamo, vediamo se l'avevo calcolato a suo tempo, viene 140,17 newton per metro. Ok? Rispetto a B lo stesso, ma a verso opposto. Prima, puoi spiegare perché è un momento su O e 0? Perché se, fammi fare un disegno qua sotto, qui abbiamo il punto dove c'è il nostro sacchetto, la forza P, quindi il punto O, il sacchetto è soggetto alla forza peso,
Il momento rispetto a O sarebbe la forza peso per il braccio del peso rispetto a O, ma questa è la distanza di O da O, che è 0. Se calcolo il momento rispetto al punto stesso dove applico la forza, la distanza punto di applicazione, punto rispetto al quale calcolo il momento, è 0, no? Come succederebbe se calcolassi il momento rispetto a un punto qualunque sulla verticale. Ok? Bene, mi sono dilungato un pochetto, ma insomma era opportuno chiarire questi concetti. Se non ci sono altre domande, ci fermiamo qui. Ok? Bene.